che tanto piacque e continua a piacere agli americani del dopoguerra, pensate a Fine Bucketts, no? E Peter Eisenman, era sul Corriere della Sera di Latrini, che in una base, cioè che in un libro che si chiama La base dell'architettura moderna del 63, analizzò la casa del fascio e la casa Giuliani Frisilio, sancendo la definitiva affermazione di Giuseppe Terrani nel ruolo di maestro del moderno, e non solo Giuseppe Terrani. Questa linea fu celebrata nel 68 da un importantissimo storico che era Bruno Zevi. Questo è il motore compositivo più famoso al mondo, no? Cioè, voi, vi farò un esempio, per una serie di motivi si sta costruendo varie iniziative culturali, voi mettete razionalismo comasco in internet e vi arrivano nel giro di 3 mesi 20.000 cliccate. La seconda via è quella della cosiddetta civiltà edilizia, che produrrà il quartiere Como Rebbio, strategia fin da subito rivendicata. Era la linea Pagano, molto in campo di concentramento di Mauthausen. Le case di Via Anzani sono la testimonianza di uno di quelle del quartiere comune. La terza